Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, parola d'ordine IFA 2012, Windows 8. Abbiamo visto in tante declinazioni questo sistema operativo che uscirà ufficialmente a ottobre, adesso lo vediamo con Lenovo. Windows 8 si sposa perfettamente con il touchscreen grazie all'interfaccia Metro. Lenovo ha integrato in un notebook classico il touchscreen, la tastiera, ma anche un sistema che ci permette di chiudere al contrario il notebook. In questo caso non possiamo chiudere completamente perché c'è un taccheggio dietro e il notebook si trasforma in un vero e proprio tablet. La tastiera sotto viene disattivata, quindi se clicchiamo non succede niente, e può essere usata appunto come tablet vero e proprio. A livello di hardware, le specifiche riportano vari tipi di processori. In questo caso qui abbiamo un i3, ma è possibile avere anche il processore i7 e varie tipologie di hard disk. Qui abbiamo 2 GB di RAM, potranno essere sicuramente ampliate con opzioni sul mercato. L'hard disk di questo dispositivo è 128 GB SSD. Interfaccia Tiles ci permette di gestire facilmente tutto sia tramite touchscreen sia tramite il touchpad che vediamo qua. Il touchpad ovviamente ha tutte le varie gesture che ci permettono di fare il multitouch, il pinch zoom all'interno delle foto. Per esempio andiamo a cliccare una foto qualsiasi, noi potremmo gestire le immagini, che abbiamo preso veramente una foto non particolarmente bella, e gestire poi col pinch to zoom anche dal touchpad. Windows 8 sono anche gesture, lato destro i settaggi, lato sinistro torniamo nel multitasking, oppure andiamo a vedere tutte le finestre che abbiamo aperto fino adesso. Windows 8 è sicuramente il sistema più visto e più interessante a questo IFA 2012. Vedremo come risponderà il mercato, soprattutto gli utenti. Questa soluzione di Lenovo è probabilmente quella che sposa un po' tutti i concetti che abbiamo visto di tablet, notebook normale, notebook con touchscreen in un'unica soluzione, ibrida, piacevole. Lo spessore è comunque abbastanza contenuto, la linea è molto semplice, non ci sono particolari effetti di design, USB 3.0 riconoscibile da questo colore blu, HDMI, ventole varie, qui un altro connettore che non riusciamo bene a decifrare, probabilmente forse l'alimentazione, un altro USB, la memoria SD, connessioni per attivare e disattivare funzionalità e qui un tasto per probabilmente mettere in stand-by o in stop il dispositivo. Ovviamente nel momento in cui riapriamo automaticamente saremo pronti per tornare attivi sulla nostra interfaccia. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da Nicola.